Si è andato progressivamente proponendo alle mamme la scelta di raccogliere il cordone ombelicale per conservarlo rispetto ai bisogni del proprio figlio o figlia nel momento in cui crescendo questi bisogni si verificassero. In realtà tutto questo non ha nessun supporto scientifico, nessun supporto medico, perché il sangue cordonale proprio non ha concrete possibilità di impiego e tantomeno rilevanti prospettive di efficacia. Nel nostro sito abbiamo voluto creare anche una sorta di blog dove ci sono scambi emozionali proprio all'interno del sito, perché insomma chi sta vivendo questo dramma ha bisogno anche di trovare non soltanto un supporto scientifico ma anche il supporto psicologico che si può dare. Sì, perché non sentirsi soli è importante. Io mi ricordo quante notti abbiamo passato sicuramente a navigare su internet cercando informazioni, cercando persone, perché qua parliamo di malattie rare soprattutto, quindi malattie su cui la casistica è poca, e anche trovare su internet un'altra persona, dei genitori che hanno vissuto o stanno vivendo un'esperienza simile è comunque importante, anche se tu non ne trai un'informazione scientifica che già non possiedi, è comunque importante sapere che c'è qualcun altro che sta vivendo un'esperienza simile. Il ruolo del volontariato è assolutamente fondamentale, nel senso che a parte essere straordinariamente attivi, straordinariamente efficaci, forniscono anche quel quid in più di motivazione a tutti gli operatori del settore. Il volontariato gioca un ruolo assolutamente cruciale nel promuovere la ricerca, risolve i problemi logistici di tutti coloro che vengono a essere nella condizione di dover essere sottoposti a trattamenti sanitari lontani da casa, favorisce e promuove una diffusione della cultura nell'ambito di queste patologie, quindi insomma insostituibile il ruolo del volontariato. Soluzione a tutti i difetti miei, è la solitudine, ma sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, male al ricco, al cardinale. Tutta la discussione iniziale, quando fai cooperazione, fai un'esperienza del genere, ti deve servire anche a te, egoisticamente. Andiamo sempre con un'ottica di dire vogliamo capire bene il problema, perché vivere come degli struzzi e mettere la testa sotto la sabbia è la cosa credo più antiestetica e più dolorosa che tu possa fare nella tua vita. Passare la notte per noi è la canzone che parla soprattutto del fatto che una persona qualsiasi vita abbia, ceto sociale abbia, importanza dia alla vita, sceglie, ha capito che la ricerca della felicità passa attraverso soprattutto la cooperazione, il fatto di sentirsi utile, il fatto di sentire che stai dando qualcosa a chi ti sta accanto e che ti ritorna sotto forma di felicità, di tranquillità. Io sono rimasto colpitissimo dal fatto che questo reparto era pieno di genitori che avevano perso i propri bambini e però rimanevano lì perché avevano capito come, sapevano benissimo quali sarebbero state le prime reazioni dei genitori dopo che sai che tuo bambino è malatissimo, insomma sapevano cosa fare, cosa non fare, sapevano quali sono gli errori da non commettere e rimanevano lì per dare la loro esperienza. Io di mio mi sono immaginato se dovesse accadermi una cosa del genere io scapperei lontano da dove è successo il dramma, invece questa gente è andata oltre, capiscono che per ritornare alla vita, per riacquistare fiducia nella vita, per sentirsi qualcosa, qualcuno, non puoi abbandonare tutto quello che sai, devi darlo agli altri, devi per forza sentirti immerso in una comunità di persone che hanno problemi ma hanno anche gioie enormi. Che poi a parole siamo tutti bravi, tutti a dare, fare, eccetera, eccetera, poi però quando ti trovi a toccare la cosa con mano, effettivamente, chi ha avuto la fortuna magari anche di stare fuori da strutture ospedaliere, da malattie, da cose, al momento ti trovi lì che sei anche disabituato, effettivamente proprio dagli anni qui, per esempio, infatti, sì, rimani un po' in quel modo lì, cioè proprio, oddio, questo è un mondo che non voglio toccare, mentre invece proprio nessuno può essere felice stando su un piedistallo, capito? Ma la felicità si fa con la felicità intorno, insomma, certo. Puoi costruirti un reticolato e dici ok, qui dentro tutto ok, fuori c'è arrivederci. Sì, quella frase, devi ragionarci sopra, cioè ti costringe a ragionarci sopra. Adesso sei un donatore di midollo osseo.
Anche perché si chiude così. No, cioè questo è, vabbè, perfetto, perché è chiaro. Parte, cioè, però. Un giovane, quindi, che un domani stesso, dopo aver avuto questo messaggio sul dono di sé, voglia andare a donare, deve avere almeno 18 anni, deve recarsi al più vicino centro trasfusionale e chiedere di essere tipizzato. Gli verrà fatto un semplice prelievo di sangue e la sua provetta sarà inviata a un centro specializzato che esaminerà i suoi dati genetici, che saranno inseriti in un registro internazionale dei donatori. La cosa straordinaria è che quando noi abbiamo donato, quando abbiamo donato il cordone oppure quando ci rendiamo potenziali donatori, non sapremo mai a chi andrà il nostro dono. Quindi è un dono del tutto gratuito, spontaneo, non sappiamo chi avrà bisogno di noi o del cordone che abbiamo donato, non sappiamo dove, perché ovviamente potrebbe essere un paziente di qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi momento. E questo secondo me è un elemento su cui un giovane deve molto riflettere. La donazione del cordone ombelicale prevede una raccolta immediata, cioè il momento in cui si decide di effettuare questo gesto, questo dono di solidarietà, avviene immediatamente la donazione. Innanzitutto va detto che l'alternativa fino ad ora era quella appunto di gettare questo cordone tra i rifiuti sanitari, quindi nessun tipo di utilizzo. La donna che decide di compiere questo gesto deve rilasciare un consenso informato, scritto, prima del momento del parto, quindi c'è tutta una serie di informazioni a cui la donna è destinata, che deve ricevere durante la gravidanza, e anche tutta una serie di informazioni che la donna stessa deve riportare in un questionario sul suo stato di salute, sull'andamento della gravidanza. No, c'è unicamente una cosa prima e... Che cosa vogliamo dire? Quanti anni hai? 8. E che hai fatto poco tempo fa per Anna? E oggi non mi dono. Sì. E donato. Adesso è brutto perché il dottore mi ha fatto vedere la barella. Ti ha fatto vedere la barella? Un po' una barella. Non ma poi ti sei sentito male o no? Sì. Hai avuto dolore? Non ci credo. Per 5 giorni. Per 5 giorni, sì, cioè hai smontato tutto.